Ciao belli del zio, sono Andrew e oggi vi do il benvenuto in un episodio speciale. Sarà come al solito una storia da brividi, ma parleremo di un argomento che ultimamente sta davvero facendo preoccupare le persone. Insomma, prima se ne parla e meglio è. Non preoccupatevi, comunque, il video di venerdì uscirà come di consueto. E scusatemi per il cambio di location, ma sono nella mia bellissima casetta in Sardegna, comprata grazie ai soldi di YouTube. No, non è vero. Quindi per i prossimi video comunque avrete questo sfondo un po' bruttino. Spero che non mi odiate. Comunque ricordate che in descrizione trovate il link di Pumpling dove inserite il codice Andrew riceverete delle calze a scelta in omaggio, prendendo magliette come questa, figa. Poi ve ne faccio vedere altre appena mi arrivano, sono davvero fighe. Detto questo, finalmente iniziamo. Negli ultimi giorni su TikTok è letteralmente esploso l'ennesimo fenomeno come Blue Whale, Momo e compagnia bella. Si chiama Ronnie Rodney e se usate TikTok sono sicuro che ne avete già sentito parlare. In effetti ne ho parlato anche io. Oggi quindi cerchiamo di capire chi è e se si tratta di un reale pericolo. Tutto ha avuto inizio pochi giorni fa, quando su TikTok alcuni creator hanno iniziato a parlare del fantomatico Ronnie Rodney, un uomo con una maschera da clown decisamente inquietante. Le persone hanno iniziato a parlarne dato che qualcuno ha segnalato la pericolosità di questi account. A quanto pare, secondo qualcuno, i profili che usano queste immagini e si chiamano Ronnie Rodney hanno brutte intenzioni. Spesso e volentieri nella biografia di questi profili c'è scritto qualcosa del tipo: "Hey kids, scrivetemi in DM", e già qui diciamo che si accende un campanello d'allarme. Come sapete, i clown nella cultura popolare sono associati sempre di più alla paura e all'inquietudine. Perciò un'immagine del genere, con una biografia del genere, non può far altro che destare sospetti. Secondo alcune testimonianze, questi profili scriverebbero a ragazzini, uno schema visto e rivisto sui social, con i vari personaggi che puntualmente spuntano ogni anno per spaventare i più giovani. A quanto pare, una volta che qualcuno viene contattato dal personaggio, inizierà una vera e propria esperienza terrificante. I poveri malcapitati, ovviamente minorenni, riceverebbero continui messaggi minatori contenenti minacce e in generale contenuti scioccanti. Secondo quanto si è detto, Ronnie sarebbe addirittura in grado di hackerare le reti wifi delle vittime, entrare nei loro account e accedere ai loro indirizzi IP, spaventandoli a morte. Questa è, diciamo, la storia che sta facendo preoccupare, ma nel giro di appena 48 ore è letteralmente scoppiato un putiferio. Gente dice che si tratta di un hacker professionista, altri che sia addirittura un'entità paranormale o che a una certa ora riesca ad entrare in casa dei malcapitati. Ovviamente tutto questo è stato inventato cavalcando l'onda delle tante visualizzazioni che questo fenomeno sta avendo. Perciò sono abbastanza sicuro nel dire che nessuno, letteralmente nessuno, ha mai davvero avuto esperienza di questi fenomeni appena citati. Comunque ritengo doveroso citare la mia collega TikToker Federica Sister sul web per avermi parlato per prima di questo fenomeno. Ecco un piccolo pezzo del suo video. Se mi scrive sui social, non rispondete. Ciao a tutti, sono Fede e questa è una notizia delle ultimissime ore. Infatti sembrerebbe che molti ragazzi e ragazze siano stati contattati sul social delle foto per direct da questo profilo qua. Ovviamente sono andata a vedere che tipologia di contenuti viene caricata da questo profilo e ho notato che sul social delle foto ci sono tanti profili con questo nome, ma la cosa che ho notato è che invitano i ragazzi a scrivergli in direct. Già questa cosa mi ha fortemente insospettita. 48 hours later. Il caso Ronnie Rodney. Facciamo chiarezza. Ciao a tutti, sono Fede e nelle ultime 48 ore si è scatenato il putiferio riguardo questo argomento di Ronnie Rodney. Chi diceva una cosa, chi ne diceva un'altra, è uscita fuori una storia di una maledizione, profili falsi, insomma, è arrivato il momento di fare chiarezza. Tutto il casus belli su questo argomento nasce dal fatto che questo profilo carica dei contenuti abbastanza particolari, ma la cosa che però è più insospettito è fatto che in ogni video, sia nel video stesso ma anche nella descrizione, esorta i più piccoli a mandargli un messaggio. Ed è proprio questo elemento che ha preoccupato il popolo del web, che ha pensato che questo profilo potesse essere un clone dell'altro, cioè quello con la maschera di Pippo. Ma tornando alla storia principale, da quel momento tantissime persone hanno iniziato a parlarne, me compreso, ed effettivamente, vedendo la risposta degli utenti, sembrava davvero che si trattasse di una cosa seria, pericolosa, e di cui stare attenti. In quel momento, però, le informazioni che vi ho dato erano tutte quelle a nostra disposizione, solo ipotesi e nessuna certezza. Qualcuno ha trovato estremamente disturbante la figura di Ronnie, e ovviamente le persone hanno deciso di indagare. Ho preso molto a cuore questa vicenda, perciò mi sono messo all'opera. Cercando le sue foto su Google, però, tutto ciò che usciva erano immagini correlate ad altri clown. Nessun indizio e nessuna nuova ipotesi. Così ho pensato di scrivere ai vari profili di Instagram chiedendo dove avessero preso le immagini originali di questo strano clown. Nessuno di loro però mi rispose. E in quel momento, illuminazione dal cielo. Webbo fa un articolo in
in cui ci spiega le origini della maschera di Ronnie, però devo ammettere che non ha proprio centrato il punto. Vediamo che cosa hanno scritto e commentiamolo insieme. Ronnie Rodney è il nuovo Jonathan Lindo? È una fake news. Ecco la vera storia di un personaggio inventato. Nel mio video su TikTok ho iniziato dicendo proprio il nuovo Jonathan Garrido. L'ho detto per via delle somiglianze evidenti tra i due personaggi. Ma il titolo di questo articolo smentisce tutto subito. Fake news, personaggio inventato. Dai, su questo ci torniamo dopo. C'è chi pensa che possa fare del male a chi gli risponde in DM. Ovviamente è tutto falso. Vi spieghiamo perché e vi raccontiamo come è nata la maschera. Tutto falso? Raga, che la maschera e il personaggio fossero inventati è ovvio, come era successo per Jonathan Garrido. Ma questa informazione è totalmente sconnessa con il problema reale che spaventa gli utenti. Dietro questa invenzione, dietro i profili che usano questo personaggio, può nascondersi qualcuno di davvero pericoloso. È ovvio che non sia lui in persona ad essere pericoloso, perché è ovvio che si tratti di una maschera, di un trucco. Ma continuiamo a leggere e vediamo appunto da dove è nato questo personaggio. Lui si chiama Ronnie Rodney e perseguiterebbe chi risponde ai suoi messaggi in DM fino addirittura a far del male ai ragazzini. Cosa c'è di vero in tutto questo? Assolutamente nulla. E raga, che cazzo? Assolutamente nulla di vero? Così state dicendo ai ragazzini che se un profilo del genere gli scrive, non devono preoccuparsi, possono rispondere. Ma il problema è che davvero dietro questi profili può nascondersi un pericolo. Non lo sappiamo, ma potrebbe. E non mi stancherò mai di ripeterlo. Dobbiamo stare sempre attenti alle persone sul web. Magari non hackerà il tuo wifi e non ti viene a trovare per ucciderti. E aggiungerei grazie al cazzo. Ma ci sono tantissimi modi per fare del male dietro un profilo. Sono convinto che dietro il 99% degli account con questo nome e questa foto si nascondano dei ragazzini annoiati che vogliono prendere in giro i loro coetanei. Ma il restante 1%? Alcuni utenti ci hanno inviato screenshot di conversazioni con questi profili in cui venivano mandate foto a dir poco raccapriccianti a ragazzini. E mi volete dire che questo non è pericoloso? Che è tutto falso? Ma vabbè, continuiamo con l'articolo. Cosa si dice su Ronnie Rodney? Secondo la notizia che è circolata su TikTok, il personaggio in questione contatta per lo più ragazzini sui social. Chi risponde o visualizza rischia di essere perseguitato per sempre. Anche se lo si blocca, è in grado di contattare gli account, che può pure prendere perché è un hacker. Insomma, è un genio del male. Non solo, dopo 6 giorni dall'inizio della persecuzione, alle 3:33 va a casa del perseguitato, ma non sempre. Il malcapitato che avrà a che fare personalmente con Ronnie, il terzo giorno a quell'ora avrà la connessione wifi bloccata per 5 ore. Tra l'altro a volte non è nemmeno lui ad andare a casa delle vittime, ma manda le informazioni al dark web. In Messico, 2 ragazzini che si iscrivevano con Ronnie sono scomparsi. La storia è poco convincente sin dal principio. E ok, tutte queste storie sono chiaramente inventate per aggiungere un alone di mistero al personaggio. Infatti né io né Federica ne abbiamo mai parlato. Perché non è questa la cosa che ci preoccupa e non è questo il vero problema del caso. Ma andiamo avanti. Non ci sono notizie di ragazzini scomparsi in Messico per mano sua. E soprattutto non ci sono informazioni legate al suo nome. Esiste un Ronnie Rodney Ebanks che è stato arrestato 5 giorni fa per la quarta volta alle isole Cayman per atti osceni e per aver adescato alcuni ragazzini in spiaggia. L'uomo però non è quello mascherato, ma potrebbe aver ispirato l'ideatore di questo personaggio inventato. E qui si comincia a ragionare. C'è quindi forse qualcuno di reale che ha ispirato il personaggio e ne avrebbe emulato i comportamenti ma su internet? Come al solito è solo un'ipotesi, ma da qualche parte questo Ronnie deve essere nato. No? E infatti il sito dice: Webbo ha deciso di prendere un'immagine di Ronnie Rodney e di caricarla su Google Immagini per scoprire la reale provenienza della maschera. E c'è una corrispondenza. La foto è quella di un clown chiamato Rowdy Rodney, creato ad aprile dal character designer, creatore di maschere e performer Samuel Canini. Intanto scusate, il computer sta per decollare. È estate ragazzi, sono in Sardegna, ci sono 80 gradi veramente oggi, quindi tornando a noi, lui stesso su un forum spiega come l'ha creata. Quindi qualcuno ha semplicemente preso le immagini della sua maschera e altri video che ha realizzato, che si trovano sul suo profilo Instagram, e li ha pubblicati sul profilo TikTok. Tra l'altro, un'altra sua maschera è stata utilizzata in passato per creare il personaggio di Jonathan. Benissimo, personaggio inventato a partire da un progetto artistico, ma sentite come prosegue. Per questo possiamo tranquillamente affermare che Ronnie Rodney non esiste. È importante ricordare che quello che può nascere come uno scherzo, come in questo caso un profilo di un personaggio inesistente, può essere utilizzato da malintenzionati per adescare ragazzi. Ed eccolo, ecco il problema che ci preoccupa. Non la maschera, non l'uomo che ha fatto le foto, ma i malintenzionati che possono trarre vantaggio dalla situazione per effettivamente fare del male. Ed è il sito stesso che lo dice.
Quindi perché scrivere cose come fake news, tutto falso e compagnia bella? La maggior parte degli utenti legge il titolo e il sottotitolo degli articoli, e in questo ci viene sbolognato tutto come falso, senza pericolo, senza brutte intenzioni. Ma non è così, ragazzi, e questo è esattamente il messaggio che volevamo trasmettere. Guardate anche un pezzo di video del mio amico TikToker Danny, che lo spiega. Quando ci sono queste voci in giro, tutte le vere persone con cattive intenzioni prendono la palla al volo. Quindi il mio invito è di non rispondere, ma non perché ve lo trovate sotto casa, ma perché tra tutti i fake che si vogliono divertire, sicuramente qualcuno di pericoloso. Io so benissimo che da piccoli la curiosità regna su tutto. Bisogna sempre usare la testa. L'articolo, a parer mio, ha sviato l'attenzione su una problematica inesistente invece di focalizzarsi sul vero problema. E attenzione, parla anche del vero problema, quello che ci preoccupa, ma lo fa alla fine, dicendo: questo discorso vale sempre a prescindere dai personaggi paurosi che vengono creati ogni anno. Bisogna sempre fare attenzione a rispondere agli sconosciuti, perché anche se le maschere sono false, il pericolo è reale. Se c'è qualche sconosciuto che vi contatta, parlatene tranquillamente con i vostri familiari o con i vostri professori, che sapranno ascoltarvi e consigliarvi cosa fare. Ribadiamo, fate sempre attenzione. Eccoci qui alle ultime righe dell'articolo, finalmente a parlare del vero problema del web. Individui pericolosi e malintenzionati continuano a nascondersi dietro i nostri schermi, e soprattutto i più piccoli non sono in grado di riconoscerli. Però ho paura che con l'articolo possa passare il messaggio sbagliato di non preoccuparsi di questi profili. E invece no, ragazzi, dovete preoccuparvi, dovete fare attenzione. Non è la prima volta che cose del genere fanno male davvero. Io ovviamente spero non sia questo il caso, e spero davvero con tutto me stesso che nessuno di losco si nasconda dietro questi profili. Ma dobbiamo guardare in faccia la realtà, una possibilità c'è, quindi state davvero attenti, sia a voi che alle persone a voi care. Ho voluto fare questo video bonus, diciamo, per denunciare un problema che sul web c'è da sempre, ma che recentemente ha preso il nome di Ronnie Rodney. Ed è un problema, ragazzi, è giusto che se ne parli, e non è giusto invece, secondo me, classificarlo come tutto falso. Concludo raccomandandovi di non rispondere a questi profili se vi scrivono. Assolutamente non scriveteli voi e soprattutto non create nuovi profili con quel nome, perché aiutereste a nascondere un possibile vero malintenzionato tra la folla. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione, state attenti e noi, come al solito, ci vediamo questo venerdì con un altro file. Ciao!